l'apertura del primo solco per accogliere i nuovi bulbi di zafferano, si è aperta ufficialmente la stagione di semina dell'oro rosso sulla piana di San Pio delle Camere. I primi a depositare il prezioso seme sono stati i giocatori della Gran Sasso Rugby. 3 giorni di festa tra musica, mostre mercato e prodotti tipici per rinnovare la magia della tradizione della coltivazione dello zafferano, simbolo internazionale dell'Aquila. Con l'edizione della Festa dei Solchi organizzata dall'Associazione Le Vie dello Zafferano, festeggia anche il primo anno della Banca dello Zafferano, una scommessa dell'associazione per allevare nuove generazioni di coltivatori dell'oro rosso d'Abruzzo. Cresce la produzione dello zafferano, cresce la produzione dei bulbi, quest'anno anch'io ho raddoppiato i bulbi che ho seminato l'anno scorso, cresce anche la manifestazione. Non ci saranno come l'anno scorso soltanto una serie di concerti itineranti nella Festa dei Solchi, ma ci saranno anche 2 giorni di attività a San Pio delle Camere, il 18 e 19 agosto. La Festa dei Solchi apre il calendario delle manifestazioni della Perdonanza Celestiniana, che culminerà con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio il prossimo 28 agosto.